Anche il tempo si è commosso per lei. Neanche una goccia di pioggia è scesa dal cielo, insolitamente azzurro, nel pomeriggio d'addio a Silvia Pizzanelli. Un timido sole d'ottobre ha riscaldato i cuori gelati di centinaia di ragazzi, compagni di scuola e di giochi dell'undicenne studentessa dell'Andrea di Isernia morta il 9 ottobre. Gelati, pietrificati da un evento imprevisto e assurdo, morire in una scuola a soli 11 anni. E i ragazzi dell'Andrea di Isernia erano tutti lì davanti al Sacro Cuore, ognuno di loro con un palloncino bianco in mano, per l'ultimo saluto alla loro piccola amica Silvia. C'erano anche i sindaci di Isernia e Macchia Godena, che hanno dichiarato entrambi il lutto cittadino, con Da Pollonio, che ha pure annunciato nel suo intervento l'intenzione di intitolare a Silvia Pizzanelli la sala convegni dell'Andrea di Isernia. La funzione religiosa è stata officiata da padre Nazario, parroco del Sacro Cuore. Distrutta la famiglia, con la mamma di Silvia, che l'ha ricordata così, tra le lacrime. Ricordo quando sei nata. Un sole splendente riempì i nostri cuori di gioia. Infine l'ultimo saluto, con la bara bianca che va via, ma con la piccola Silvia che vola in cielo, insieme a quei palloncini bianchi lasciati volar via dai suoi compagni di scuola dell'Andrea di Isernia.